Buongiorno mondo, bentornati in questo nuovo video in cui mi truccherò insieme a voi, però riutilizzando un po' di prodotti che o era un po' che non utilizzavo o comunque sono tutti i prodotti che bene o male avete già visto sul canale, tranne uno, ma lo userò perché non è una novità, bensì un prodotto che sono sicura che tantissime di voi già possiedono e che quindi appunto non sia nulla di nuovo, ecco, per voi, ma lo è per me. Ovviamente l'ispirazione per questo video me l'avete data voi perché so, cioè mi avete detto che vi piace anche rivedere prodotti che erano già usciti, prodotti che abbiamo già visto, giusto per non incentivare troppo le spese, diciamo, in questo periodo. Pertanto spero che questo video vi faccia piacere. Allora, inizierei dal primer e come primer vorrei riutilizzare questo di Neve Cosmetics, che è Muse. È un primer opacizzante che non contiene siliconi, ma l'effetto che fa è molto simile appunto a quello di un primer siliconico. E a me piace appunto stenderlo ovviamente nei punti dove ho i pori più dilatati e che comunque voglio opacizzare un po'. Quindi lo stendo inizialmente così e poi lo sfumo con le dita. Ora si passa al fondotinta. Questo fondotinta lo ritiro fuori perché una di voi me l'ha ricordato nei commenti chiedendomi che cosa ne pensassi dopo un periodo un po' più prolungato e parlo del Flash Nude Fluid di Filorga. In realtà di questo fondotinta vi ho parlato in plurime occasioni perché mi piace tantissimo. Io qua ho due colorazioni, la 00 e la 01, perché il mio match perfetto è mischiandole insieme. Mi era stato inviato, ma come tutta la linea make-up di Filorga, ho finito per innamorarmene, perché un fondotinta da un finish super naturale, un po' luminoso, idratante, che però anche su una pelle mista non ingrassa la pelle. Fondotinta che ho sempre consigliato anche magari per pelli mature, con una coprenza leggero medio vorrei dire, ma la cosa pazzesca, l'ho riutilizzato ieri giusto per rivitalizzarne il ricordo, è che quando mi sono struccata la sera, la mia pelle era talmente morbida, talmente proprio levigata, idratata, che mi sono detta che volevo appunto rimostrarvelo in video. Ed è una cosa di cui mi ero già accorta inizialmente, credo addirittura di avervene parlato in un video poco dopo che avevo cominciato ad utilizzarlo. Ha delle proprietà comunque di skincare all'interno, ma con nessun fondotinta mi capita che la sera quando mi strucco la mia pelle sembra più bella della mattina. Quindi questa è una cosa che vi specifico proprio perché secondo me può fare la differenza. Quindi questi li mischio insieme sul dorso della mano, picchietto sul viso, poi provo a stenderlo con un pennello, anche se di solito faccio con la spugnetta, ma volevo vedere se riesco ad aumentarne un po' la coprenza così. Ecco, io spero che possiate vedere l'effetto del fondo, quindi mantiene la luminosità della pelle, copre uniforme senza però risultare pesante ed è molto 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 bello veramente indossato. Quindi al di là del fatto che lo consiglio per pelli anche un po' più mature, sulla mia pelle si comporta meravigliosamente, e mi è piaciuta veramente molto tutta la linea, infatti dopo utilizziamo anche la cipria. Intanto però come correttore ho scelto di riutilizzare il Bye Bye Under Eye di IT Cosmetics, che ho comprato, saranno passati un paio di mesi ormai, perché in realtà i miei correttori li vedete sempre, non ne ho tanti, uso sempre quelli. Questo invece non so se non so se ve l'ho mai fatto vedere o comunque non lo uso spessissimo perché è un po' più impegnativo, come texture è super denso e pastoso e quindi va lavorato bene, però l'effetto finale mi piace molto. Quindi io vado a prenderne un po' e lo applico col polpastrello sotto, cioè sull'occhiaia, e comincio a sfumarlo così. Ho chiaramente scelto un colore troppo chiaro, però non riuscivo veramente a venirne fuori dal sito per capire quale si sarebbe potuto adattare meglio a me. E quindi sono finita con questo. Ora vado semplicemente a settare il centro del viso, perché è comunque un correttore che va settato, e vado ad utilizzare sempre di Filorga la cipria, questa qua bianca trasparente. Non è la cipria
opacizzante migliore del mondo, però è la migliore tra quelle levigranti che ho provato. Ciò significa che se avete la pelle normale, mista o secca anche secondo me, aiuta tantissimo a minimizzare l'aspetto dei pori. Non la uso però come, cioè, non mi fido di lei se si tratta di utilizzare, fissare il make-up la mattina e pensare di essere a posto per tutto il giorno, specialmente nelle giornate più calde, perché trovo che sia molto levigante, ma non regge eccezionalmente sotto stress, mettiamola così. Fisso soltanto il centro del viso perché adesso andremo ad utilizzare un po' di contouring in stick, contour barra bronzing, perché questo stick di Kiko, che è lo Sculpting Touch 0, no, 200, non è proprio freddo freddo da contouring, però mi ci trovo bene appunto per dare un attimino, per definire un po' e per scaldare già un po' il viso. Quindi lo applico intanto lì. Questo è un pennello di Eichsho, di quelli che vi sto mostrando ultimamente. Devo dire che mi piacciono molto i loro pennelli occhi, un po' meno questo set per il viso, perché ha delle forme che non uso spesso e che non trovo neanche particolarmente comode. Però i pennelli occhi mi sono piaciuti moltissimo. Poi aggiungo anche un po' di illuminante in crema e per questo prendo un altro degli stick di neve. Questo però è Matinée, che è tra gli illuminanti in crema, quello un pochino più rosato. Lo prelevo direttamente col dito e lo stendo qua in cima. E dà questo effetto luminoso leggermente colorato, cioè si vede che è un po' rosatino, ma siccome il trucco di oggi sarà sicuramente un po' su questi toni, penso che possa funzionare. Ho appena visto da vicino che in realtà non mi piace molto l'abbinamento della cipria con questo correttore, ma siccome conosco bene la cipria, penso sia il correttore che necessita di qualcosa di un po' più specifico. Non sono super soddisfatta di questa combo, quindi mi sa che prendo un pochino della mia Peach Perfect. Chiamiamola un shop my stash più che altro perché io ce l'avevo, ce l'ho da tanto tempo perché l'avevo comprata in vista del matrimonio, la versione mini, e poi quando ho finito quella di Laura Mercier mi sono comprata questa grande. Quindi in realtà la cipria per me non è nulla di nuovo, solo che l'ho comprata nel barattolone, ecco. È che mi serve veramente qualcos'altro. Oltretutto mi serve una cipria per andare adesso a fissare il resto del viso, visto che ho utilizzato tutti i prodotti in crema che volevo. E ora vado a fissarli tranne l'illuminante, ovviamente. Diciamo che il correttore non mi fa impazzire, ma perché di solito lo uso al di sotto del fondotinta, quindi stendo prima il correttore e poi il fondotinta, però vabbè, ce la faremo andare bene. Vado però a fissare l'illuminante in modo da cancellare ogni mio peccato e lo farò con un prodotto che mi ha ricordato Federica, che so che sai chi sei, cioè lo so che sai chi sei, ma so che sai che mi sto riferendo a te, ecco, perché mi ha ricordato questo illuminante qua di Dior, che è il Dior Skin Nude Air 001, perché stavamo discutendo dei dupe o papabili dupe dell'illuminante di IBH con Amrezy, e quindi lei mi ha ricordato di questo illuminante. Io l'ho riesumato, l'ho riutilizzato e mi sono ricordata di quanto bello fosse. Quindi adesso lo utilizzerò in gran quantità per nascondere i danni fatti con questa base, anzi più che altro con il correttore, e lo stendiamo abbondantemente sopra quello in crema. Questo illuminante è assolutamente meraviglioso, sia per la texture, il finish. L'unica cosa che lo distingueva, almeno vedendo gli swatches, perché io non possiedo quello di Amrezy, comunque da quello lì, è che questo ha una base un po' più beige intensa, mentre quello che mi ha fatto vedere Federica ha una base più trasparente, quindi quando lo girate sotto la luce non vedete un pigmento troppo, troppo presente. Questo, quando sto dritta, vedo un pochino l'alone
più scuro, ecco, mettiamola così. Quindi su un incarnato molto chiaro come il mio funziona, però sicuramente funziona meglio e ha un effetto più bello e più discreto su una pelle leggermente più scura, però in tutto e per tutto è bellissimo perché non contiene glitter, è proprio questo effetto bagnato, proprio 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 bello. Voglio aggiungerci anche un briciolo di bronzer in polvere, potete skippare tranquillamente se fate quello in crema, ma ho voglia di metterci anche un po' di questo di Physicians Formula, che è il Butter Bronzer, questa è la versione light. E questo lo applichiamo un pochino al di sopra di dove ho messo quello in crema. Allora, ho spruzzato un po' del All Nighter di Urban Decay per cercare di togliere un po' l'effetto che mi piaceva tanto del correttore, ma non ci sono riuscita granché. Quindi mi sa che per oggi il correttore dovrà andarmi bene così. Ho applicato il primer occhi e oggi ho usato il Tinted Smudge Proof Eyeshadow Base di NARS, che mi piace moltissimo. È un po' colorato, quindi rispetto al mio solito di MAC, questo offre un po' di pigmento ed è più asciutto come finish. E le sopracciglia le ho fatte con la Geisha Brows crema gel sopracciglia di Astra. Ora passiamo al trucco occhi. Oggi utilizzerò una palettina che è nuova per me, ma non è nuova per voi perché è già uscita da un bel po' di tempo. E parlo della Nude Light di Huda Beauty, che è questa meraviglia qua. L'ho comprata finalmente perché mi è sempre piaciuta fino a che l'ho vista uscire, solo che non volevo spenderci appunto 30 e più euro perché poi io ordino dal sito di Sephora e quindi non andava bene per le spedizioni gratuite. Solo che in questi giorni, appunto sotto la festa della mamma, era possibile scontarle del 20% tutti i brand da Sephora, quindi anche Huda Beauty, Anastasia, Natasha Denona, eccetera. E io mi sono fatta il regalo, mi sono presa finalmente la piccola Nude Light. La uso oggi perché so che tanti di voi già la possiedono e siccome mi chiedete sempre qualche spunto per ripescare le palette, fare qualche trucco nuovo, proviamo a vedere se oggi riesco ad ispirarvi un po'. Sul mio profilo Instagram comunque trovate già un mini tutorial in cui la utilizzo, utilizzando tra l'altro il colore più bello della palette che è questo secondo me, e quindi lì avete già una seconda fonte di ispirazione. Ok, da cosa partiamo? Allora, siccome nel tutorial su Instagram ho usato i toni un po' più rosatini, mi sa che oggi come transizione utilizzerò questo, che è un beige pescato. Lo prendo con un pennello di VH Cosmetics e lo uso nella piega. Ma questo è il perfetto tono di transizione, mi piace veramente tanto, super primaverile fresco, proprio bello. Poi andrei ovviamente a scurire un pochino con il marrone più scuro nella palette. Chiaramente è una palette che non ha tantissima profondità, però mi piace proprio per questo, nel senso che io che tendo ad avere la mano pesante o che comunque ad un certo punto mi scappa per forza di cose, qua faccio fatica a esagerare. Ed è quella cosa che magari mi permette anche di venire un po' incontro a voi quando mi chiedete di realizzare dei look un pochino più da tutti i giorni, un po' più semplici e un pochino più sfruttabili anche nel quotidiano. Quindi penso di aver fatto un bell'acquisto qua, veramente. Bene, sono soddisfatta. Ora si tratta di andare a scegliere un tono luminoso e secondo me devo usare questo, in cui ho appena infilato il pennello, il fondo del pennello, quindi ci ho appena dato una bella raschiata, molto bene. Lo prendo con un pennello che probabilmente non è proprio il migliore, ma pazienza. Oh, che cos'è questa cosa? Ecco, questo è il motivo per cui alla fine ho deciso di comprare questa palette, gli shimmer. No, che meraviglia! Lo sapete che io l'unica altra palette di Huda che possedevo e che poi ho regalato era la Warm Brown Obsessions, che poi però credo di aver regalato a mia cugina. E quindi non ho più provato altre palette di Huda, ma ero proprio affascinata dai suoi shimmer perché tutti ne parlano talmente bene. E in effetti, vabbè, questo è una cosa spaziale, guardate che roba. È strepitoso, veramente. Però metto anche un altro colore nella parte più interna e mi sa che utilizzerò questo lilla.
Sì, cari, lo prelevo con un pennellino di Nabla, che è un po' più piccolino. Il primo era proprio tipo foiled. Questo è più metallico, un po' più delicato, ma bellissimo comunque. E li sto usando asciutti, non ne ho ancora bagnato uno. Prendo il panno opaco e questo lo uso per illuminare sotto il sopracciglio. E lo uso anche per pulire qua sotto il trucco. Ok, ora vado ad applicare qualcosa sulla rima inferiore e direi di prendere direttamente il marrone. Poi però riprendo anche il lilla e questo lo metto qua dentro, cioè nella parte più, nella prima metà e nella seconda metà il marrone. Come punto luce nell'angolo interno riprendo l'illuminante di Dior. Poi adesso andrò intanto ad applicare una matita nella rima interna e userò questa di NYX, la Faux White, nel colore White Smoke, che è un lilla proprio chiaro. E poi metto il mascara. Forse tiro un pochino una linea di matita anche per delimitare la rima sopraccigliare. Comunque ritorno con tutto già applicato. Bene, sono tornata. Allora, sugli occhi ho utilizzato la mia solita combo di Astra Subliminal Volume con lo You Better Work Length Definition Mascara di Essence. Invece sulle guance come blush penso che userò questo di Nabla, che è lo Skin Glazing nel colore Truth, che è tipo un pesca rosato molto luminoso e satinato. E già che siamo tutti luminosi oggi, aggiungiamoci anche il blush, voilà. Invece sulle labbra vi utilizzerò la combo che sto amando tantissimo di recente, che è composta dalla matita Labbra Closer di Nabla con il rossetto sempre di Nabla e Chloe, che sono praticamente la combo nude per me perfetta. E voilà, ecco il make-up completato, che ve ne pare? Io lo trovo super primaverile, fresco e semplice, specialmente, che è quello che d'altronde mi avete anche richiesto, visto che ultimamente stavo cioè, truccando dei look abbastanza strong. Comunque, fatemi sapere che cosa ve ne pare di questo video. A me i prodotti piacciono tutti, l'unico che oggi non mi ha convinto particolarmente è il correttore di It Cosmetics, ma penso che dipenda anche dal fatto che di solito lo uso prima del fondotinta e quindi riesco a sfumarlo meglio, mentre così si è un po' fissato in certe zone. Per il resto sono tutti prodotti che adoro e specialmente sono molto contenta di aver preso questa palettina perché trovo che da sola faccia un lavoro eccezionale, sia semplice da utilizzare e crei dei look veramente veramente belli. Quindi se il video vi è piaciuto lasciate un pollice lì in su e iscrivetevi al canale, mi raccomando. Io come al solito vi mando un enorme abbraccio, un saluto e spero tanto di rivedervi nel mio prossimo video. Ciao!